Adesso il manicotto inizia ad essere caldo, il termostato si è aperto. Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Qui abbiamo una Fiat Punto Evo 1200. Andiamo a vedere come scaricare l'impianto di raffreddamento, successivamente ricaricare il liquido ed effettuare lo spurgo. Come ben sappiamo è un'operazione che si fa nel momento in cui si deve mettere mani al circuito di raffreddamento, quindi sostituire qualche manicotto, qualche raccordo, il termostato, radiatore, scambiatore di calore, pompa d'acqua e così via. Ovviamente è un'operazione anche da effettuare periodicamente per sostituire il liquido stesso. Su questo tipo di motore qui, il Fire 1200, ho già effettuato un video dedicato. Ho deciso di farne un altro, vi spiego il motivo. Ovviamente abbiamo un radiatore diverso, infatti l'altro tipo di radiatore è quello con la vaschetta incorporata, se vi ricordate ha il riempimento qui. Su questa invece ha la vaschetta dedicata sul lato sinistro e non è presente la valvolina di sfiato solitamente sui tubi che vanno all'interno dell'abitacolo. L'unico sfiato che c'è è sul radiatore, in pratica una valvolina sul lato destro. Riesco a farvela vedere, eccola qui, questa qui. In più è molto comodo, lo vedrete a breve, è presente un rubinettino in basso al radiatore lato sinistro per scaricare l'impianto. Ad ogni modo, l'operazione di spurgo è praticamente molto simile, la vedrete a breve. Quindi iniziamo subito, ma prima come sempre like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ci troviamo sul lato sinistro dell'auto, sul radiatore è presente questo comodissimo rubinetto qui. Si svita molto facilmente con una chiave da 13. Quindi prendiamo una chiave, mettiamo al di sotto un recipiente per raccogliere il liquido che stiamo per togliere e svitiamo il rubinetto. Finito di far defluire il liquido, possiamo avvitare questo rubinettino qui. E allora, come prima cosa andiamo ad aprire la valvola di sfiato sul radiatore. Diciamo che questa è la parte un po' più complicata perché per arrivarci a svitare quella vite lì io ho utilizzato o ad esempio questo cacciavite ad L oppure molto comodo questo kit qui che è presente questa chiave a cricchetto comodissima, si inserisce l'inserto, i vari inserti in questo modo per essere più compatti possibili, perché un cricchetto come questo, un semplice cricchetto da un quarto con il solito inserto non va bene, non entra. E allora io mi trovo comodissimo con questo perché, ripeto, è a cricchetto. Oppure questa ad L, però ci si impiega un po' più di tempo. Non essendo a cricchetto bisogna, come ben capite, dedicarci più tempo.
Eccola qui. Questa è la vite di sfiato da rimuovere. Ora possiamo procedere a riempire il radiatore finché non vediamo fuoriuscire da quel foro liquido. Nel momento in cui vediamo fuoriuscire liquido da quel foro, smettiamo di riempire l'impianto e chiudiamo la valvola di sfiato appena rimossa. Ecco qui, vi faccio vedere. Sta uscendo del liquido e adesso chiudiamo con la vite. Perfetto. Come potete vedere, adesso è serrata. Adesso proseguiamo ad inserire altro liquido fino al livello massimo sulla vaschetta qui. Ridiamo anche qualche pompata sul manicotto. Perfetto, livello massimo sulla vaschetta raggiunto. Bene, tappo della vaschetta aperto e ci spostiamo all'interno dell'abitacolo. Procediamo ad accendere l'auto. Qui mettiamo il riscaldamento al massimo. In questo modo accendiamo la ventola, va bene anche a 2-3, non importa, e lasciamo l'auto accesa finché non si apre il termostato. Ovviamente siamo attenti che il livello rimanga alto, però spostiamo un attimo l'auto fuori. Ok, siamo fuori, intanto la temperatura sta aumentando, ci aiuta nell'operazione. Ok, adesso si è abbassata di colpo. Dicevo, ci aiuta l'operazione portandola a 3000 giri. Ricontrolliamo nella vaschetta che il livello sia sempre lì e vediamo se si apre questo termostato. Sì, a livello siamo qui. È calato leggermente, non importa. Ancora questo manicotto è freddo, quindi il termostato è chiuso. Volendo, aggiungiamone un altro pochino per ripristinare il livello. Andiamo di nuovo dentro. Ancora l'aria qui non esce completamente calda. Sì, inizia ad essere calda, ma ci siamo quasi, anche la temperatura stessa. Ok, qua ci siamo. Vediamo se il termostato si è aperto. Livello ok. Ancora no. Ancora il termostato è chiuso.
ci dovremmo essere. Sì, ok. Adesso il manicotto inizia ad essere caldo, il termostato si è aperto. Allora che facciamo? Chiudiamo il tappo. Tappo chiuso e ritorniamo all'interno dell'auto. Diciamo che dovremmo essere a temperatura di esercizio, infatti la lancetta è a metà. Quello che dobbiamo fare adesso è teniamo il motore a 3000 giri e facciamo in modo che si avvia l'elettroventola. Nel momento in cui si avvia l'elettroventola, questa dopo un po' si deve spegnere per raffreddare e mantenere la temperatura di esercizio. E ovviamente teniamo sempre sotto controllo la lancetta, questa non deve andare mai oltre la metà, altrimenti dobbiamo ripetere la procedura di spurgo oppure controllare qualche altro pezzo sul circuito di raffreddamento. A ogni modo, nel momento in cui otteniamo due accensioni di elettroventola, ovviamente con successivo spegnimento, siamo a posto. Spegniamo l'auto, la lasciamo raffreddare, mi raccomando, una volta da fredda possiamo riaprire il tappo sulla vaschetta, controllare il livello, nel caso dovesse essere necessario aggiungiamo liquido e lo portiamo fino al livello massimo. Ad ogni modo io continuo, ma dovremmo esserci. L'aria qui all'interno è calda, la lancetta non si è spostata minimamente dalla metà. L'ultimo controllo nel vano motore, livello ok, manicotto che diciamo che è scotta, quindi tutto a posto. Concludo la procedura di spurgo. Come potete vedere l'elettroventola si è accesa, ora attendiamo un pochino, controlliamo che la lancetta non vada oltre la metà, perfettamente così, attendiamo che si spenga, perfetto, si è spenta, ripetiamo adesso la procedura un'altra volta fino all'accensione per la seconda volta dell'elettroventola. E siamo a posto, ripeto. Spegniamo l'auto, la lasciamo raffreddare e controlliamo il livello nella vaschetta. Bene, anche questo video finisce qui come sempre. Like se ti è piaciuto, iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché verrà riconosciuta una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Grazie e alla prossima!